Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, chiediamo a lui quest'oggi un commento sul disegno di legge che va in firma e va in discussione al Parlamento. Maurizio, cosa pensi di questo processo legislativo? Penso che il Parlamento dovrebbe modificare radicalmente quel disegno di legge, perché così com'è non va bene. Hanno annunciato che riduceva la precarietà, ma non è vero. 45 forme di lavoro c'erano prima, 45 forme di lavoro rimangono. Non c'è un'estensione degli ammortizzatori sociali per chi non ce li ha, quindi non siamo di fronte a un'universalità della tutela del reddito. Rimane un problema di diversità tra lavoratori, tra fabbriche, tra forme di lavoro, e in più siamo di fronte a una modifica dell'articolo 18. Non accettabile, perché l'idea che un lavoratore possa essere licenziato ingiustamente, ma non ha più diritto al reintegro, ma semplicemente avrà un po' di soldi, è una cosa che permette alle imprese di poter lasciare a casa chi gli sta sulle scatole e di potersi licenziare più facilmente, mentre il problema è creare nuovi posti di lavoro. Quindi io penso che sia necessario continuare la mobilitazione nel Paese, che sia necessario che il Parlamento modifichi quello che il Governo non ha modificato.